Allora, siamo arrivati a Tartano e ho parcheggiato la macchina in corrispondenza del cimitero che è esattamente qui sopra. E adesso seguiremo il sentiero 126 per Baita Rifugio Aldo e Sergio Gusmeroli. In realtà si poteva parcheggiare anche più sopra in località Fraccia, solo che è chiuso per lavori, quindi adesso ci faremo un pezzettino sull'asfalto e andremo avanti. Sì, il tempo non è dei migliori, però vabbè. Questo sarebbe l'altro parcheggio di cui vi parlavo prima. Praticamente dovete seguire la strada che va dietro la chiesa e arrivate in località Fraccia. Quando la strada inizia a essere non più asfaltata, arriverete in questo piccolo parcheggino e lì in fondo c'è il segnavia per andare al bivacco Gusmeroli. Allora, scusate per la faccia un po' paonazza, ma fa un caldo allucinante, non me l'aspettavo per niente. E sto seguendo i segnavia del CAI. Il sentiero è ben tracciato e prosegue per tutto il primo pezzo nel bosco. A me manca ancora un pezzettino prima che si apra ed è fatto proprio a gradoni di pietra, proprio super belli. Da Fraccia, quindi dal parcheggino che avete visto prima, ad arrivare al bivacco sono 500 metri di dislivello, dal parcheggio giù dove ho lasciato io la macchina in totale 700. Sono finalmente uscita dal bosco e sto seguendo i segnavia, ce ne sono tantissimi, e qua iniziano a diradarsi gli alberi, lì c'è Golia che mi sto aspettando. E ora proseguo il sentiero fino ad arrivare al bivacco. Allora, questo è il bivacco Gusmeroli in tutta la sua bellezza. Si trova all'Alpe Torrenzuolo a 1881 metri e il dislivello che abbiamo fatto è circa 700 metri in un'oretta più o meno. E qua fuori c'è un tavolone bello grande, dove poter mangiare d'estate anche in un po' di persone. C'è una griglia fantastica. E adesso vi faccio vedere l'interno. Allora, subito appena si entra, qui sulla parete di lato ci sono tutti gli attrezzi per fare la legna. E uno sgabello, paletta e vari attrezzi per pulire. Poi qui negli armadietti c'è il vario pentolame, cibo, tè e varie cose che si possono trovare sempre nei bivacchi. Ci sono due bei letti con già i loro materassi e cuscini, quindi bisogna solo portarsi il sacco a pelo. Sono da 4, quindi 4 e 4, 8, 8 posti letto. Qua c'è un bel tavolone giga anche dentro. Sì, sentirete scoppiettare perché ho già acceso la stufa, così almeno si scalda un po' l'ambiente e così dopo mi faccio anche da mangiare. C'è anche la luce, adesso la spegniamo per non consumarla. È piccolino, ma davvero uno dei bivacchi che credo di mettere in cima alla lista perché è veramente veramente bello. Il meteo è un po' bruttino oggi, però secondo me quando c'è bel tempo è veramente top. Allora, questa è veramente una chicca perché il bagno, diciamo che in pochissimi bivacchi c'è e la devi fare nella natura, mentre qui c'è una comodissima turca che puoi anche tenere la porta aperta e fare i tuoi bisogni con vista montagne. In questo caso c'è Golia. Ciao Golia! Lì il bivacco, direi super top.
Allora, ho chiuso il bivacco e l'ho pulito prima di andare via. Ho spento tutte le luci, ho controllato che la stufa fosse a posto, ho sistemato il mio letto e ricordatevi sempre che comunque il bivacco va lasciato meglio di come l'avete trovato per chi verrà dopo di voi. Vi voglio anche dire che per il bivacco Gusmeroli, per tra virgolette prenotare il posto letto, è solo una formalità per essere sicuri di trovare posto quando venite su. È comunque un bivacco, non servono le chiavi, quindi rimarrà sempre così, però se andate sul sito www.comeunagoccia.org potete tranquillamente con una email e un nominativo prenotare la postazione letto. Tutto qui. Ecco, mi sono finalmente tornata al punto di partenza dove avevo lasciato la macchina e niente, al prossimo bivacco e buon weekend.